La riforma della legge elettorale è passata alla Camera con 334 sì, 61 no e 4 astenuti. Dunque la minoranza del PD ha votato negativamente al progetto di riforma, mentre l'opposizione con gli azzurri di un ex premier sono usciti dall'aula e il Movimento 5 Stelle ha chiesto al capo dello Stato Mattarella di non firmare appunto la legge. Tra l'altro c'è anche da mettere in evidenza che ci sono state delle proteste all'esterno della Camera. Adesso la stessa legge contestata passerà al Senato, dove il governo, almeno in questa fase, non ha i numeri per farla passare.